Renzi parla di persone, riferito a noi, di movimenti politici che strumentalizzano la questione. Lui l'ha fatto ieri giocando sulla foto, purtroppo sulla foto di quel bambino, di quel povero bambino, e è lui il primo a strumentalizzare la questione. Noi continuiamo a dire quello che abbiamo sempre detto, dal nostro punto di vista è giusto accogliere ed assistere le persone che scappano dalle guerre. I dati ci dicono che l'85% delle persone che arrivano qua non scappano dalle guerre e, vista la situazione che noi abbiamo con 7 milioni di poveri in Italia, pensiamo che quell'85% venga dopo rispetto alle esigenze che noi abbiamo, cioè quello di assistere e dare sostegno ai 7 milioni di poveri che abbiamo in Italia. Non ci sembra di dire una cosa così brutta e così da bestie come ritiene il Presidente del Consiglio? Aveva sentito ieri pure l'appello del Papa, di Papa Francesco, no? Cioè ogni parrocchia ospiti, dia ospitalità ad una famiglia di rifugiati. Io leggevo oggi peraltro delle cifre, mi pare che il presidente dei Vescovi italiani, no? Il Cardinal Bagnasco, ha detto: con le nostre strutture ne potremmo ospitare oltre 100.000 di questi profughi. A voi che avete polemizzato anche recentemente proprio con i vescovi, ecco, come trova questa nuova apertura invece rispetto all'accoglienza da parte della Chiesa? Ma rispetto alle possibilità dal punto di vista immobiliare, di patrimonio immobiliare che ha la Chiesa, rispetto alle possibilità di ospitalità e di accoglienza che può dare la Chiesa, l'offerta mi sembra abbastanza limitata. Io però vorrei aggiungere una cosa, questo senza polemica ma dando un dato di fatto. A me hanno insegnato che la carità e la beneficenza solitamente avviene gratuitamente e non con 35 euro a persona, sulle quali alcune cooperative, alcune onlus, lo dico francamente, ci campano e ci specula. Mi sembra una situazione veramente paradossale, un sistema che non funziona. Lo dimostrano i dati economici, lo dimostrano i fatti, anche perché poi questo sistema creato dal governo ha come conseguenze notevoli problemi dal punto di vista della sicurezza urbana sui singoli territori. Potrei farvi innumerevoli esempi.